Buonasera e benvenuti a questo webinar, l'abituale webinar del giovedì pomeriggio che dedichiamo questa volta alla presentazione di un membro del comitato scientifico di asimmetrie, che tutti voi, credo almeno i più appassionati iscritti al canale conoscono, ed è il Presidente Luciano Barra Caracciolo, che è presidente della prima sezione del Consiglio di Stato, è già stato sottosegretario del Dipartimento degli Affari Europei, in una precedente esperienza di governo vice segretario del Palazzo Chigi, persona di grande competenza giuridica, di grande esperienza di governo, che ci ha aiutato nel corso di questi lunghi anni di dibattito e di approfondimento, soprattutto come dire, entrare nella dimensione giuridica delle criticità che pone, tuttora irrisolte, peraltro, come forse emergerà poi dalla nostra chiacchierata, che pone la costruzione europea. Il suo libro Euro e o Democrazia Costituzionale è stato, diciamo, per molti di noi un faro che ha orientato le nostre riflessioni, che ci ha fatto capire quasi quanto una apparizione di Benigni in televisione, insomma, il valore della nostra Costituzione repubblicana. Certo, non è che puoi competere, questo ce lo No, dobbiamo dopo dire. la prima performance di Benigni sulla Costituzione, non a caso ho dovuto scrivere la Costituzione nelle palude. Esatto. Allora spero che Sanremo ti ispiri un altro testo che ci possa aiutare nel nostro percorso. E quindi siamo qui, prima della trasmissione, perché i fuori onda sono sempre la parte più interessante. Ci stavamo un po' intrattenendo anche sull'attualità, perché naturalmente in questi giorni, non abbiamo ancora avuto modo di parlarne molto, ma insomma la governance europea, in particolare quella economica, è sottoposta a un processo di revisione che ha i suoi margini di interesse. Ma intanto, insomma, volevo ringraziarti per la disponibilità. Questo è il primo webinar che facciamo in presenza, quindi è, diciamo, digital, nel senso che comunque noi siamo. Post-COVID. Esatto, è il primo webinar interamente post-Covid. Mi fa molto piacere che ci sia tu. Noi ci diamo del tu, quindi diamo del tu. Da sempre ci diamo del tu. Da quando sei apparso nel blog e abbiamo cominciato a intessere un rapporto prima epistolare e poi di consuetudine. Mi interessava intanto, così, porto una domanda di fondo, a partire un po' dal titolo che abbiamo scelto, cioè Costituzione, Trattati e o Costituzione Repubblicana, insomma. Questa antinomia, per come la vivo nella diciamo, mia quotidianità, anche di legislatore, è assolutamente attuale. E non è superata, e quindi così mi interessava un attimo avere da te una riflessione sul titolo e poi magari addentrarci, visto che quando ci siamo conosciuti l'esperienza del palazzo era solo tua, adesso purtroppo è anche mia, e quindi possiamo scambiarci un po' di esperienze. Dovendo ritornare in estrema sintesi, no? Proprio andando al succo della faccenda, al rapporto fra trattati europei e Costituzione, diciamo, tanti lunghi discorsi, tanti approfondimenti storici e specialmente economici, perché i trattati non bisogna dimenticarlo, sebbene tutti pensino che debbano interpretarli per i giuristi sono impenetrabili, l'ha detto lo stesso Amato, no? Sono stati scritti per essere impenetrabili, non tanto dal cittadino comune, per cui è quasi tutto impenetrabile quello che viene dall'Europa, o in generale quello che viene dal legislatore, perché il legislatore al 98%, diciamo, più o meno attua indicazioni, diritti, raccomandazioni, eccetera, eccetera, europeo. Però, dicevamo, i trattati sono stati scritti da degli economisti, per essere più precisi, da dei banchieri centrali o comunque da gente dell'ambiente della finanza, con un linguaggio che corrisponde poi a una grande ideologia, diciamo, economica, politico-economica, che poi, diciamo, proprio è politica essenzialmente. Si dice che i trattati l'avevano individuato, è stata una grande, anche questa una grande avventura, andare a vedere le radici ordoliberiste o ordoliberali dei trattati. Su questo non c'è molto dubbi, perché lo
lo ammise persino Draghi in una conferenza da presidente della BCE. Ma comunque il punto è un altro. Il punto è che quelle che sono in gioco sono due differenti tipologie di democrazia. E noi ci possiamo chiedere, anzi oggi più che mai possiamo constatare, la democrazia basata sulla Costituzione post Seconda Guerra Mondiale, quella italiana è la più avanzata, si dice essere la più bella del mondo, molti ci fanno ironia senza forse capire bene questo punto, è quella che ha e che più in maniera più esplicita, anche perché dietro c'erano Caffè e Massimo Severo Giannini, cioè non poco, ha cercato di realizzare, di mettere in termini normativi molto meglio di quanto fece il rapporto Beveridge negli Stati Uniti, ha cercato di mettere il modello keynesiano come proprio un modello di società, è un modello che oggi, con termine che sta diventando ripugnante, potremmo definire inclusivo, perché in realtà a quel tempo si chiamava pluriclasse. Pluriclasse significa una democrazia per tutti, non è una democrazia in cui gli organi, le istituzioni rappresentative esprimono persone, esprimono forze sociali che sono esclusivamente quelle dominanti, che possiamo dire in una società capitalista, sono quelle del capitale. Ecco. No, invece dovrebbero essere, bene o male, essere apprestati dei fenomeni per cui tutti vengono rappresentati e se non sono in grado, perché evidentemente ci erano dei problemi di sviluppo culturale degli stati sociali più deboli, no? Per poter arrivare a una partecipazione politica, e lo Stato è obbligato, questa è poi la norma chiave dell'articolo 3,2 della Costituzione, oggi completamente sfasato, perché ne si fa una lettura completamente avulsa da quella di Lelio Basso che lo ideò e di tutta la costituente che lo condivise e lo spiegò anche negli anni successivi. E insomma, lo Stato, la Repubblica, anzi, deve intervenire per rimuovere gli ostacoli e tutti quindi devono essere in grado, se lo vogliono, se lo sentono, e se anche questa prospettiva gli viene fornita, perché se io sono abbrutito, non ho le scarpe, non ho da mangiare e magari domani non avrò un'automobile, non avrò una casa, perché questo stiamo tornando grosso modo, e può darsi che non mi preoccupo affatto di occuparmi di politica, lo considererò una perdita di tempo. Beh, è quello che sta succedendo. È quello che sta succedendo, ma infatti è così, la considererò una perdita di tempo rispetto all'attività di mera sussistenza in cui sarà rivolta ogni mio sforzo, cercherò di far sopravvivere me, i miei figli, mia moglie, insomma, se esisteranno ancora i figli, se esisteranno ancora le mogli, non si sa, perché anche questo punto, anche le strutture, la nostra Costituzione parla della famiglia come struttura fondamentale della società, pare che adesso tu anche queste letture che sono, chiamiamo così, logiche e antropologiche, vengono completamente rimesse in contestazione. Ma è poi questo, no, che su ogni tema, andiamo a vedere pure sul tema dell'ambiente, non aveva bisogno di essere messo in Costituzione, perché ci sta la tutela della salute, la tutela del paesaggio, e che la salute significa che tutti ne devono fruire. Questa, se tutti devono essere in una situazione di eguaglianza, l'eguaglianza sostanziale, no? Qui dicevo, meccanismo distributivo, specialmente ex ante, la distribuzione ex ante è la vera essenza della democrazia pluriclasse. Non quella su cui si insiste tanto, bastoniamo il cane che affoga aumentando la progressività del sistema. La distribuzione ex ante significa che io ho delle ottime scuole pubbliche, ho un ottimo servizio sanitario pubblico gratuito e che ho un ottimo sistema previdenziale e assistenziale, per cui un padre di famiglia, avendo un salario che gli consente un'esistenza libera e dignitosa per sé e per la sua famiglia, non pensa a accantonare risparmi per quando sarà vecchio e malato, perché se avrà una buona pensione, una buona copertura pensionistica, avrà, e quindi durante il corso della vita quello che non consuma, diciamo, nel quotidiano, quella parte di risparmio verrà rivolta alla
come dire, alla promozione delle opportunità sociali della sua stessa famiglia. Però se posso, un'osservazione e una precisazione, io ti interromperò innanzitutto qua. Ma sì, noi diamo ritmo. Le regole sono fessi. Perché se no io faccio troppe digressioni. No, ma anzi, c'è un filo molto, molto chiaro in quello che... Allora, intanto faccio un'osservazione banale e populista: per avere questa offerta di servizi pubblici di qualità ci sono dei presupposti culturali che stiamo perdendo, e lì hai accennato, ma soprattutto li devi pagare. E banalmente la parte fondamentale della spesa per questi servizi pubblici è spesa corrente, perché sono gli stipendi delle persone che ci lavorano. Quindi qui entriamo in un primo filone piuttosto banale, secondo cui appunto le regole attuali e anche le future, a quello che sto vedendo, comprimeranno questa possibilità. Poi volevo chiederti una cosa, perché spesso nel dibattito di questi anni si è parlato di ordoliberismo. Il nostro simpatico amico ex altera parte ironizzava parlando di tordoliberismo, lo ricordiamo con affetto. Ma allora, io cerco di spiegare a me stesso cos'è il tordoliberismo. Il tardoliberismo è un'ideologia che affida al mercato, diciamo, al libero mercato, la funzione allocativa, però pretende di partire da un presupposto, dal presupposto che ci debbano essere delle regole uguali per tutti, che servono a stabilire un terreno di competizione, diciamo, equilibrato, no? Quindi le regole dovrebbero servire a far funzionare... Sì, questo è uno schematismo veramente teorico, è una pura legittimazione... Però è questo ciò che loro intendono? No, quello che intendono ce lo dice Einaudi molto bene, per questo adesso mi ricordo quello scritto nella Costituzione della Repubblica. Einaudi dice questa cosa qua, perché Einaudi conosceva bene l'ordoliberalismo, perché questa è la traduzione esatta del termine tedesco, sì, la scuola di Friedrich. E poi c'è poi nasce il antinazismo, Tra due o tre giorni vedo l'Arsfeld, quindi sarò in atmosfera a Friburgo. Okay. Einaudi ce lo dice molto bene. Come il mio amico Hoyke, che credo che a quel tempo fosse cancelliere o ministro delle finanze in Germania, economia sociale di mercato sociale è un mero riempitivo per tenere a freno gli esagitati. E siamo negli anni 50, e quindi c'era tutto questi socialisti, armati di Stalin, i partiti socialdemocratici che venivano accusati di essere complici del comunismo, cioè in realtà è stata una grandissima operazione, anche quella puramente cosmetica, non poi banale. Quindi è economia di mercato, economia sociale di mercato. Ma infatti, se uno va a vedere il mitico articolo 3, paragrafo 3 del trattato fondamentale, certo, e va a leggerselo tutto, ci mette l'economia sociale di mercato, ma fortemente competitiva, ma poi certo, ci mette con la stabilità dei prezzi, no? E poi rimette alla fine la piena occupazione. Infatti, a un livello di compatibilità, la piena occupazione è quella che hanno plasticamente matematizzato col criterio dell'output gap soloviano, cioè tu qualsiasi livello di disoccupazione, purché sia registrato stabilmente, io lo incorporo e decido che quella è la piena occupazione. Quindi se tu fai, certo, spesa pubblica superiore a quel livello di piena occupazione, quella spesa sarà per forza un elemento distorsivo dell'efficiente allocazione. Ecco, di mercato. Quindi è economia di mercato, punto. Era semplicemente, scusami, proprio per dare un punto finale, un'economia sociale di mercato è in un mondo in cui non ci si poteva permettere di propagare, di perpetuare la instabilità sociale che alimentava forti partiti socialisti e talora comunisti in Italia, ma anche in Francia, dove non erano stati ancora proibiti, non ci si poteva permettere questo, quindi di rafforzare politicamente, di rafforzare in maniera forte ciò che era oltre cortina, siccome non ce lo si poteva permettere di perdere il controllo europeo, si decise di usare questa formula astuta, se vogliamo, ma non c'è un liberale o neoliberale, diciamo, che non esprima lo stesso concetto dell'ordoliberismo. Però
chiamandolo neoliberalismo. Ecco, questo è il punto. Se uno va a vedere il colloquio Lippmann, gli stessi identici concetti, senza essere definiti ordoliberismo, sono definiti neoliberismo, neoliberalismo. Diciamo che... E allo stesso tempo Lionel Robbins, che è fondamentale teorico, perché sostanzialmente è il maestro, il punto di riferimento dello stesso Einaudi, non c'è un trapparito, vabbè. Ma Lionel Robbins lo dice, no? La mano invisibile del mercato è la mano molto visibile dello Stato. Ho fatto una cosa da non fare mai, cioè, diciamo, minare una diga essendo a valle di essa, quindi ora vengo da molto. No, ma ci sono due cose che è fondamentale. Ci sono due cose perché qui mi interessa scavare, perché non sono cose teoriche, sono cose pratiche. Molto pratiche. Cioè, innanzitutto, il discorso che quello che tu dicevi e che abbiamo spesso illustrato anche sul blog, ma anche 2 anni fa abbiamo fatto un convegno su questo con Philipp Heimberger e Zsolt Darvas per spiegare il carattere prociclico dell'output gap, cioè il fatto che le regole europee facevano e ora faranno finta di non fare, ma continueranno a fare riferimento al PIL potenziale. Che cos'è il PIL potenziale? È un costrutto teorico, una stima, la stima del potenziale di offerta dell'economia, di quello che l'economia potrebbe produrre in un'ipotetica piena occupazione non inflazionistica. Ha solo un difetto: se qualche cosa tira giù il PIL effettivo, il PIL potenziale, per come è calcolato, si porta dietro questo shock negativo. E quindi c'è una cosa che sfugge, cioè che in realtà è sempre l'idea neoclassica dell'economia. A parte il fatto che, appunto, cioè, che non esistono crisi, però, esistono aggiustamenti. Però il punto fondamentale che non viene capito, e va sempre ribadito, è che in realtà sono anche e soprattutto le regole fiscali che nella costruzione europea hanno il compito di controllare l'inflazione. Perché le regole fiscali servono ad avere una domanda effettiva superiore al PIL potenziale e quindi un eccesso di domanda, e quindi per la legge della domanda e dell'offerta un aumento dei prezzi. Quindi è lì che il fulcro, e tu citavi giustamente, perché questo sfugge nell'articolo 3 del trattato costitutivo, no? La stabilità dei prezzi. Stabilità dei prezzi, non bisogna pensare alla Lagarde, alle sue uscite farlocche che poi si rimangia, a questi tassi di interesse che stanno decollando, causando problemi. Bisogna pensare soprattutto alle regole fiscali. Ma la domanda è, ma quindi effettivamente questa roba qui, ordoliberismo, neoliberismo, liberismo, quando è partita, no? Al tempo di Einaudi, di Hoyken, eccetera, eccetera, le regole non c'erano, cioè le regole sono arrivate dopo, o c'erano già? C'erano già. Cosa, che forma prendevano? Non so se ti ricordi. Pareggio di bilancio? 10 anni fa. Sì. Andammo a fare un convegno, mi pare che c'era proprio la Meloni, ci aveva chiamato, e parlai dei convegni di Bruxelles e Genova, come no? Post prima guerra mondiale, cioè post trattato di Versailles, certo. In cui praticamente si riunivano i banchieri centrali principali sotto il tentativo americano di iniziare a orchestrarli in maniera comunque diretta, gerarchica, che cosa che con Mussolini riuscì benissimo, tra l'altro, come attesta poi dopo la realtà storica, e praticamente le stesse regole, ecco, che sono legate in quel caso al mantenimento, al ripristino, anzi, per essere precisi, ad ogni costo del gold standard, le stesse regole fondamentali della governance dell'Eurozona vengono ribadite. E quindi in sostanza quello che dice pure Heinkelini, cioè che l'obiettivo della stabilità dei prezzi per il mantenimento del rapporto fissato con il rapporto euro fissato, il mantenimento del gold standard, fa agio su qualsiasi politica occupazionale, su qualsiasi altro obiettivo che non sia quello del mantenimento di inflazione stabile. Però in un'epoca di gold standard, e quindi è quella importantissima, è la fase disinflattiva. Forse non c'era bisogno, però, in un'epoca di gold standard, di, come dire, categorizzare, formalizzare regole come quella del 3% o del pareggio di bilancio. Pareggio di bilancio, quello senz'altro, quello era categorizzato. Era categorizzato come la condizione naturale, che poi costantemente, no? Lo Stato che fa un deficit porta a una distorsione allocativa fondamentale, porta al famoso spiazzamento,
per cui a un certo punto, siccome è inefficiente, avrà un solo effetto, no? Quello di far accumulare un debito pubblico che, è la, che corrisponde alla capitalizzazione dei futuri aumenti di imposta che servono per restituirlo, perché serve un milione d'oro di restituire effettivamente. Certo. E poi alla fine poi il discorso è tutto riguarda sempre i conti con l'estero. Cioè, qui come sai a Roma c'è una vecchia tradizione, non auro, set ferro, recuperanda est patria, però era il tempo in cui il rapporto con la vita era un po' diverso. Il primo Brenno. Esatto. Il Brenno moment, diciamo così. Sì. Beh, adesso siamo in una fase di, diciamo, nuovamente costituente, no? La fase nuovamente costituente in cui, senza modificare il trattato, si vogliono modificare le regole. Ci sono stati due cicli di audizioni in Parlamento, una lo scorso anno, perché ci fu una prima comunicazione nel 2021, ottobre, adesso c'è stata una comunicazione a novembre 2022, in cui c'è stato spiegato come si vogliono cambiare le regole. Non vorrei tanto entrare in questo, a meno che il discorso non ci porti, ma... è veramente molto complicato... anche prima della fase Conte, in cui si sono aggiunte altre fonti alla gerarchia delle fonti, no? Le famose FAQ, la conferenza stampa, sì, ma che sono rimaste. Purtroppo sì, perché ecco, questo è un tema, perché le fonti farlocche purtroppo tendono a rimanere, un po' perché la moneta cattiva scaccia la buona, un po' perché la più grande energia politica è l'inerzia, per cui una volta che tu prendi una brutta china poi ci rimani. Però, insomma, anche se la situazione qui in Italia è abbastanza, diciamo, è stata un po' deteriorata, insomma, da quell'esperienza piuttosto infausta, però è comunque piuttosto sorprendente quanti problemi, diciamo così, di gerarchia fra fonti crei la costruzione europea così come si configura. Intanto perché la tecnica del rinvio consente, diciamo, di giuridicizzare documenti che in realtà sono dei documenti meramente politici, di indirizzo, diciamo, soft, ma poi diventano hard. E poi perché, come dire, tu non hai un tribunale al quale rivolgerti se non hai, una percezione precisa del livello normativo sul quale ti collochi o dal quale hai avuto un pregiudizio. Io parto da una banalità. Noi stiamo parlando, e questo è un tema giuridico che ti pongo, noi stiamo parlando di riformare le regole perché le regole non hanno funzionato, ci siamo accorti che non hanno funzionato perché evidentemente qualcuno è stato danneggiato, ho il lieve sospetto che il nostro paese sia stato danneggiato, prima di partire con nuove regole per tirare veramente una linea col passato, forse bisognerebbe stabilire dei ristori, perché nella mia analisi economica, ma anche nella tua analisi economica e nella tua analisi giuridica, l'austerità ha causato un profondo danno al paese, perché non è che adesso possono arrivare da Helsinki a dirci non c'è possibile alternativa all'austerità. Ecco, appunto, però se tu nel momento in cui, perché sostanzialmente... Se devi avere un'economia di mercato fortemente competitiva con la stabilità dei prezzi e... No, ma il mio punto è un altro. Se ti dicono che le regole vanno male e l'austerità ti ha danneggiato, i danni chi li paga? Questo si potrebbe verificare con le famose banche, no? Che abbiamo pure vinto davanti alla contro la Commissione davanti alla Corte Europea, ma nessuno gli danni, perché per definizione non sono pagabili. Perché sai qual è il punto? Allora, fermo restando che quanto abbiamo detto nella prima domanda, no? Cioè il paradigma e dei trattati è un'economia di mercato, quindi una democrazia, democrazia liberale nel senso che definisce Polanyi, no? In cui le istituzioni che vengono poste al centro della società sono la moneta merce, il lavoro merce e la terra merce, insomma, diciamo quell'asset fisico, sì, su cui sta il capitale impiegato. E quindi da questo non si esce, cioè questo è come se dicessimo una volta che il trattato ha questo e sicuramente avrebbe fatto saltare la Costituzione, la Costituzione è saltata perché oggi a tutti i livelli, anche ai massimi livelli, si parla della Costituzione esclusivamente riguardo a quella parte formale, cioè alla configurazione dei poteri, alla configurazione degli organi
costituzionali, cioè a quelle che sono regole fondamentalmente formali e procedurali, di cui i costituenti hanno detto: guardate, su questo alla fine non è interessante, perché questo non è veramente innovativo rispetto allo Statuto Albertino, rispetto alle costituzioni liberali, perché questo è una specie di frame, di struttura dell'istituzione che può essere più o meno in qualche piccola variante, ma quello è, tu puoi avere una o due camere, puoi avere il semipresidenzialismo, eccetera, eccetera, ma quello che conta sono le norme sostanziali, non le norme procedurali sull'organizzazione. Questo è il punto. Oggi si parla solo di norme procedurali sull'organizzazione, perché quella è la parte delle costituzioni che è comune a tutti e nessuno si vuole accorgere, oppure è pagato per non accorgersene, che quello che è saltato sono le norme sostanziali, cioè i principi sostanziali, gli obiettivi fondamentali della società. Se vogliamo metterla in termini, diciamo, neoliberali o veteroliberali, quello che sono cambiati sono gli elementi del contratto sociale, se vuoi, del patto sociale, che in realtà è già persa in partenza, no? La conservazione della democrazia sociale, se la mettiamo in termini di contratto sociale. Da questo punto di vista il problema è chi e come è riuscito a sedersi al tavolo, no? Questo è la determinazione di chi si siede al tavolo del patto iniziale, facciamo nel 46, dà luogo a un potere costituente, e quella è la vera sorgente. Il potere costituente può essere un movimento di popolo, come è successo in Italia, molto forte, una nazione popolare molto forte che ha dato dei chiari risultati elettorali più rispondenti possibili alla volontà popolare, perché era un proporzionale puro quello della costituente, oppure può essere un potere militare occupante, come è stato fatto per le costituzioni giapponese e tedesca, gli altri sconfitti, che hanno più o meno avuto la dettatura dei colonnelli avvocati americani su come scrivere le regole, e quindi si sono trovate delle costituzioni che, se uno se le va a leggere, si trovano le traduzioni. Tutte queste costituzioni sono nettamente diverse dalla nostra. Noi abbiamo fatto questo capolavoro, diciamo, di rendere evidente, no, il concetto di intervento dello Stato, di intervento attivo, di modello keynesiano dell'economia. Ci è costato che ad Liberis è sembrato giustificabile, no? Erano i tempi in cui stava per arrivare il piano Marshall, perché l'Europa stava per saltare per aria, quindi, ripetiamo, non si potevano permettere l'instabilità sociale diciamo, continua, no? del mero ripristino. E quindi gli americani ritennero, perché di questo si tratta, da ieri a oggi la continuità è questa, quello che gli americani ritengono il livello tollerabile o comunque strumentalmente utile per avere una certa stabilizzazione politica, un certo una certa appartenenza, una certa controllabilità di paesi che hanno una certa importanza, che hanno una certa importanza demografica, economica, quando se lo ricordano, perché poi ovviamente si è tutto molto più spostato nell'estremo oriente, diciamo, però noi rimaniamo comunque un paese che preferibilmente deve rimanere allineato in una certa maniera. Quindi a quel tempo ci si poteva permettere quello, però ci si poteva permettere, cioè, che ci fosse questo tipo di costituzione, perché era molto più sedativo dire facciamo politiche di piena occupazione keynesiane piuttosto che facciamo l'economia sociale di mercato. In Germania se lo sono potuti permettere, d'altra parte hanno scritto originariamente la Costituzione in un altro modo, avevano altre forze che sono state mantenute in una grande continuità. Beh, certo. Cioè, gli ordini liberisti stavano nei ministeri dell'economia e nelle università a tempo di Hitler, alcuni no, alcuni sì, ma fondamentalmente si è trattato di una grande continuità. Diciamo, il tema della continuità nella macchina amministrativa al cambio di un regime politico, magari anche cambi meno drammatici, è un tema che comunque ci siamo posti. No, ma sai, lo sport system, il macete, il mica macete, il fioretto, sono tutti temi di attualità. E però quello che voglio dire è che dopo aver vissuto, non dall'esterno, non voglio dire dall'interno, certe dinamiche, come è successo anche a te, poi ti rendi conto che comunque per certi ruoli amministrativi occorrono certe competenze, e che chi ha quelle competenze devi usare, perché non è che puoi mettere, diciamo, il sanculotto di turno a fare
a fare il capo del DAGL, cioè non potrebbe funzionare. Però volevo dire una cosa, perché mi ha stimolato una tua riflessione, perché che è quella su, diciamo, hai parlato dell'intervento dello Stato, no? Cioè dell'intervento dello Stato e quindi di un'economia mista, non un'economia, di puro mercato. Il paradosso, dal mio punto di vista così astratto intellettuale, dell'Unione Europea è che vuole essere un'economia di mercato con sociale, con, così per addolcire la pillola, fortemente competitiva, ma poi continuamente si basa sul piano e su piani spesso sbagliati, tra l'altro, perché poi i fatti dimostrano la fallacia. Quindi è un'economia pianificata che si presenta, non si sa bene a chi, forse agli investitori, agli investitori, investitori sono gli ispiratori di questa volevo arrivare a un punto. Io vedo adesso in questa fase una nuova forza disgregante, che è questa. Purtroppo ci vuole il capitalismo di mercato, l'abbiamo capito, ci vuole il capitalismo di Stato, perdoni, abbiamo capito, l'Economist lo diceva 7-8 anni fa, parlando dei paesi emergenti che grazie a un capitalismo di Stato riuscivano a recuperare posizioni. Adesso noi siamo talmente arretrati che se non andiamo su quella strada non recuperiamo. Qui si apre il tema degli aiuti di Stato e del fatto che mentre al Nord lo stanno ricostruendo questo capitalismo di Stato, seppur indirettamente, non fosse per il fatto che quando un'azienda va per stracci loro la salvano con paccate di miliardi, qui invece con il solito rispetto delle regole che un po' è nella nostra natura, un po' ci viene imposto, rischiamo di restare indietro su quella strada lì. Perché se il tema è gli aiuti di Stato o comunque l'intervento pubblico nell'economia lo può fare solo chi se lo può permettere perché ha un basso debito, ma noi abbiamo fatto schizzare dal 100 al 150% del PIL, il nostro rapporto debito-PIL, per osservare le regole sull'austerità, beh, siamo fregati due volte. Una prima, cioè, perché abbiamo osservato, l'avevamo già visto, quei salvataggi bancari, quando non c'era ancora l'unione bancaria, quelli hanno fatto tutto il debito che volevano. Poi quando è toccato a noi, a seguito delle politiche mondiali, sono decollati gli NPL, ci hanno detto che era aiuto di Stato. Esatto. E non c'avevamo comunque lo spazio fiscale per fare salvare. Quindi abbiamo un ulteriore fattore di disgregazione economica. Allora, per te che sei non solo un giurista, ma anche un economista, che riflessione ti promuove l'evidenza di questo fattore di disgregazione economica? Come si rifletterà sugli istituti giuridici dell'Unione, come si rifletterà sulla coesione politica, su quella sociale? Ma questo è particolarmente caotico in questo momento. Cominciamo con fissare alcuni paletti per capire questa situazione di evoluzione della cosa. Innanzitutto il capitalismo di Stato. Il capitalismo di Stato è una descrizione abbastanza equivoca, perché bisogna vedere quali sono le sue finalità, un po' grossissimo, ok? Diciamo che nella concezione costituzionale, nella concezione, chiamiamo così, keynesiana interventista, serve essenzialmente a evitare che le posizioni di rendita private, cioè oligopoli, specialmente perché l'ipotesi più frequente è l'oligopolio, no? Contrario al monopolio, quelle posizioni di rendita risulti in un eccessivo impoverimento della società, perché come è noto gli oligopoli con la loro frazione della rendita del settore industriale e il monopolio sicuramente per tutto quel settore, comprimono gli investimenti e comprimono l'occupazione a piacimento, quindi possono avere moltiplicati come schema generale. Ieri stavo leggendo un pezzo del Gandolfo che praticamente ammette l'economia di mercato intesa come libertà di concorrenza piena non esiste. Quindi questa è una pura ipotesi di scuola, ma questo lo sappiamo, ce lo dicono tutti gli economisti seri, no? E in realtà noi dobbiamo partire dall'idea che soltanto schemi astratti fanno coincidere l'economia di mercato con il continuo, con un numero potenzialmente infinito di operatori che possono entrare con le rendite e, diciamo, anche i profitti in realtà che si azzerano con la concorrenza e l'aumento continuo dell'efficienza. L'ipotesi è piuttosto quella inversa, cioè la creazione di rendite, la diminuzione dell'efficienza e l'esternalità della disoccupazione
e della insostenibilità anche ambientale, se vogliamo, di quelle delle produzioni di questi monopolisti che hanno oltretutto la frazione di rendita che hanno sui settori più importanti, quindi proporzionale ai grandi creazioni di valore che sono in mano a questi qua, e anche una frazione di potere politico, che è esattamente questo lo scopo del capitalismo misto, e cioè che se lo Stato ha una conduzione delle imprese importanti per evitare che il monopolio si crei o comunque che si continui a rimanere in mani private, con tutte queste con questa contrarietà all'utilità sociale, c'è scritto questo nel 41, dice l'iniziativa economica è libera, cioè noi lavoreremo, però non si può fare perché incontreremo la realtà che ci porta a tutt'altra constatazione. E quindi il capitalismo di Stato che si fa oggi in realtà è per definizione aiuto di Stato, perché quella è già la trasformazione, non so se ricordi, la trasformazione in SPA degli enti pubblici economici, certo. che già questa caratterizza un mutamento di impostazione e mette tutti altri obiettivi, i profitti agli azionisti sostanzialmente sono quelli che vanno, l'azione dello Stato è aiuto di Stato in questa cosa, in presenza di azionariato, il partenariato pubblico-privato, in cui l'azionista è un interlocutore finanziario, i famosi investitori. Sì, in alcuni casi l'azionista è direttamente è 100% tesoro, quindi è un qualche volta, però poi va a quotarsi, però diciamo che tendenzialmente l'aspetto è quello dell'aiuto di Stato, proprio per quello che abbiamo detto, perché tu devi mantenerle sul mercato in compresenza tendenzialmente di azionisti privati che vogliono profitti e che lo stesso Stato poi dalle sue regole fiscali tendenti al pareggio di bilancio è obbligato a tenersi solo ciò che dà profitti, quindi non ha alcuna funzione stabilizzatrice occupazionale, di decentramento produttivo per evitare le congestioni, per consentire uno sviluppo armonico industriale del territorio, no? Queste erano le finalità. E in più in presenza della libertà di movimento dei capitali. E questo è quello che discrimina, è quello che dà la caratteristica, il connotato intrinseco del livello di Stato. Perché è ovvio, se la Germania entra in tutto il suo sistema bancario, no? Se andiamo a vedere l'azionariato, e ricapitalizza da tutte le parti ogni tipo di impresa che entra in crisi per il Covid, per i prezzi energetici, ma lo fa perché non vuole, da un lato non vuole che entrino gli stranieri, certo. Dall'altro lato vuole continuare a essere competitivo verso l'estero, quindi certo, vuole continuare a consentirgli di fare quello che loro prediligono, no? Cioè di evitare ogni forma di indebitamento con l'estero. Ecco, questo è un tema. Come diceva Hitler al Bundesrat, diceva, gli ha detto: popolo tedesco esporta o perirai. Questo era un bellissimo discorso sulla moneta, perché spiegando perché lui manteneva il costante. Questa è una frase che abbiamo anche commentato, se non ricordo male, illo tempore nel blog, perché quando ci venne riferita, insomma, la trovammo abbastanza indicativa. Però questo esporta o perirai, che presuppone appunto la visione mercantilista, ecco, per usare una, stiamo facendo un po' una rassegna delle parole del dibattito, che poi ci servirà anche perché noi abbiamo un appuntamento, perché tu sarai con noi il 15 aprile a Roma per il nostro convegno su 10 anni di asimmetrie europee, che faremo al Palazzo della Cooperazione con te e con tanti altri relatori di rilievo. Ecco, mi sembra che questa sia una di quelle fasi della storia in cui l'anelito tedesco al mercantilismo viene frustrato dai disegni di diciamo potenze economico-politiche. Potenze al di fuori e al di sopra, come disse Calamandrei, perché hanno trovato qualcuno che sta al di sopra di loro e gli ha fatto saltare i conti dell'energia. Ecco, perché appunto, allora, tra l'altro... Che gli ha ricordato di essere sopra di loro. Tra l'altro, voglio dare un twist interessante tecnico, no? Le nuove regole europee di cui siamo costretti a occuparci, si fa finta, perché secondo me si farà solo finta, di
affrontare il vero problema. Il vero problema è che quello che poi manda gli stati in crisi non è tanto il debito pubblico quanto quello privato, e quindi sembra che si voglia dare più risalto alla procedura sugli squilibri macroeconomici. La procedura sugli squilibri macroeconomici, se l'applichi in modo retroattivo, cioè sulla media degli ultimi, quanti sono, 5 anni, non ricordano, vedrebbe fortemente fuori scala il surplus della Germania. Allora, che cosa sono inventati? L'applichiamo, ma l'applichiamo in modo forward looking, cioè sulle previsioni che noi facciamo del nostro surplus, e siccome noi prevediamo che il nostro surplus sta, è in regola, esatto, sì, perché va giù, no? evaporerà il surplus, è già evaporato, già sono in deficit perché devono pagare le ma io dico, non glielo consiglio più questo surplus, esatto. Perché loro leggevo non pagheranno mai il conto di aver creato degli squilibri. Perché adesso, se guardano al futuro, nel futuro lo squilibrio non c'è, e c'è la posta dove arriva la fiscale. Sì, sì, è così. È così. Perché vedete, quando abbiamo detto definiamo i due paradigmi, la democrazia della nostra Costituzione keynesiana e pluriclasse, la democrazia di restaurazione liberale, che è la democrazia, insomma, è una restaurazione liberale in una società basata su certi principi che abbiamo visto nei trattati. Ora, praticamente da questo non si può uscire. Tu potrai avere delle fasi che sono le tipiche fasi del capitalismo neoliberale, cioè avrai mercantilismo, tendenze imperialiste, tendenze protezionistiche di reazione all'interno di quest'area, e avrai un'interdipendenza con l'esterno, da questo punto di vista non c'è dubbio, no? Perché noi abbiamo un problemino Cina creato dai tedeschi che pensavano di essere più furbi di loro, e invece quelli sono 3.000 anni che hanno un'economia compiuta, e quindi alla fine sono in una situazione critica, perché non solo è difficile che mantengano rispetto ai cinesi i vantaggi comparati che loro credevano di poter mantenere, ma se va avanti così verranno obbligati al decoupling. Se i tedeschi, cioè l'Europa, viene obbligata al decoupling, è come il GNL, moltiplichiamo l'intera gamma delle commodities, dei prodotti intermedi, delle tecnologie che altro, moltiplichiamo l'effetto GNL su tutto il resto, in quanto non fornito dai russi, in quel GNL, ma cioè il metano, ma insomma facciamo che non fornito dai cinesi, qualcun altro ce lo deve fornire, uno a caso. No, cerchiamolo, sicuramente avrà dei prezzi che saranno 200%, 300% superiori, e quindi tu potrai, se vuoi, mantenere con gli aiuti di Stato quell'apparato industriale, quei marchi, quel tipo di immagine, ma sarai uno schiavo del debito estero, cioè sarai uno schiavo di un accumulo di deficit commerciali, perché non c'è niente da fare. Se a certi costi, ripeto, già con la Cina diventi debitore della Cina, ma se diventi debitore di uno che ti vende le stesse tecnologie, le stesse materie prime, ammesso che sia possibile, non si sa, che non è la Cina. Posso fare una domanda? Sì. Debitore in quale moneta? Perché la gestione di questa crisi è interessantissima. La gestione di questa crisi apre uno scenario totalmente nuovo. O sono i renminbi, no? Debitori in renminbi, oppure se debitore in dollari, perché come andrà a finire? Il decoupling questo significa, qui c'hai due polarizzazioni oggi, una mega economia cinese in ascesa e un'economia americana, non saprei dire, non si sa, non sembra in ascesa, ecco. Però comunque ha una leadership strategica in tanti settori importanti, almeno dal nostro punto di vista, anche se devo dirti che io, parlando con amministratori delegati così non banali, dopo l'uscita con la quale si parlava di escludere la Russia dallo SWIFT, e quindi dopo che si era capito che esisteva un rischio politico di quel tipo, si sono cominciati a porre tutta una serie di temi del tipo: i nostri servizi in cloud li affidiamo solo a Google o ci appoggiamo anche, non so, facciamo un mirroring con dei server cinesi, che ne so, perché, come dire, no? Se un'azienda sta in un paese che finisce blacklistato per qualsiasi motivo, all'Italia non credo che succederà, però ove mai, uno non è che può tirare giù la clep, perché capisci? Così finisce come Nord Stream, praticamente, te lo fanno saltare per aria, perché questo è il punto è questo veramente ormai. Ormai la direzione è che, siccome è una lotta di sopravvivenza
in questa neopolarizzazione mondiale, chi si trova in mezzo rischia parecchio, perché schierarsi, ti chiedono di schierarti, a noi ci chiedono di schierarci, diciamo, con la NATO, e ci siamo schierati. Però poi dopo l'evoluzione, tra l'altro la contraddizione sta che tutto quello che, ieri ho pubblicato una comunicazione della Commissione del 2010 in cui c'erano le stesse formule sulla rivoluzione green di oggi, più sfumate, insomma, ma si vedeva che faceva riferimento addirittura a atti del 2008, del 2009, no? Sì, sì, stessa sì. Cosa qua, sul disincentivare gli investimenti e i flussi finanziari in ciò che è inquinante, cioè quello che poi è stato realizzato con mano militare un pochettino alla volta. E quindi noi abbiamo questa torsione, perché abbiamo queste classi politiche che contano ben poco, perché... No, contano ben poco le classi politiche che i governanti nei paesi europei l'abbiamo visto, perché se loro dovessero fare la massimizzazione dell'interesse, chiamiamolo europeo, sia pure sommato di tutti gli interessi nazionali, tu non ti vai mai a privare dell'energia a basso costo. Si è visto nel rigurgito così di polemiche contro il Regno Unito per la Brexit, su cui poi vedremo il giudizio storico, il giudizio economico, deve ancora avere, deve prendere ancora un po' di tempo, cioè ancora un po' di tempo per capire se sotto il profilo economico è stato un successo o no, ma sta di fatto che noi, dal punto di vista della nostra politica estera, siamo totalmente subalterni, nel bene o nel male, a un'impostazione che è quella anglosassone, quindi che è anche quella degli inglesi, quindi diciamo così, l'osservazione che mi faceva un funzionario di Bruxelles era: ma insomma, io starei un pochino attento a dire che il Regno Unito è un fail state, perché diciamo, se loro sono un fail state, noi siamo persone che si fanno dettare la politica estera da un fail state, quindi questo non è... Noi siamo di secondo grado. Appunto, cioè, quindi io starei ancora attento, parlerei... Siamo una provincia, una fake province state. Parlerei con rispetto degli altri, perché forse è il modo migliore per, diciamo, rispettare anche noi stessi, questo come regola proprio di vita anche tra persone, però evidentemente ma c'è qualche metodo, qualche mente abbastanza così, che sempre questo sdegno, questo impegno civile, no? Qualche leader che si preoccupa di questo, si preoccupa che noi non dobbiamo svilirci, che abbiamo una dignità, che abbiamo un punto di caduta che non può essere superato. Cioè, questo è fondamentale, perché se non è condiviso in una classe dirigente, e questa classe dirigente non è veramente connessa con la base sociale intesa in senso ampio. Però se posso, scusami se ti interrompo subito, sto intensificando un po' il ritmo. Questa è una bella domanda, alla quale però vorrei aggiungere due sfaccettature, che sono sostanzialmente i media tradizionali o i media social, d'accordo? Nella percezione di molti leader, soprattutto dopo il grosso stress economico causato dalla pandemia e dalle scelte risalenti, sbagliate, di politica energetica, in particolare europea, la percezione è che, diciamo, se tu parli, no, e cerchi di portare il discorso sul piano su cui lo stai portando te, la risposta che si ottiene tipicamente è: ma in questo momento gli italiani hanno altri problemi, il problema sono le bollette, il problema non è la dignità del paese, il problema non è l'Europa. Sono le bollette la dignità, le bollette sono i livelli salariali, sono i livelli di precarizzazione, sono i livelli di impoverimento, però, i livelli di tassazione, sono quelli. Però visti dal lato dell'effetto, non dal lato di quella che noi pensiamo sia una delle cause, cioè un modello di governance economica nazionale sbagliato. No, quindi quello perché è una lunga catena di cause da risalire, e anche giustamente in un contesto in cui tu hai una comunicazione mainstream che comunque ti schiaccia sui soliti messaggi, le generazioni future. Sì, ormai cioè, questa comunicazione mainstream ho l'impressione che sia... È andata in affanno. Solo per le ultime elezioni è andata in affanno. Sì, non ha governato è vero, ma là parlavano gli elettori. Io dico che questa narrazione mainstream è molto vincolante solo per i governanti, non per i governanti. Cioè, in altri termini, se io entro in un bar e parlo con la mia barista preferita, che è simpaticissima, e gli dico la storia, ma scusa, ma noi ci conveniva fare tutto questo casino qua, la guerra in Ucraina, la cosa, la benzina, eccetera, eccetera, quella dice delle cose, certo. No?
è fuori dai gangheri, no, per quello che sta succedendo, perché non ce la fa più, tiene le cose spente. Certo. Non comprano più i giornali perché hanno il timore che la gente, andando a leggere, gli fa consumare di più, no? I bar di questi, di questa povera gente che cerca di sopravvivere. E quindi in definitiva, se i governanti sono così legati alla descrizione, alla narrazione, chiamala come ti pare, dei media mainstream, in definitiva quelli che ci governano sono gli azionisti dei media mainstream. Perché dettano l'agenda in ogni dettaglio. Certo, ma certo. Perché non avremo nessuna scelta politica che possa divergere, perché il timore che la divergenza porti all'attacco mediatico continuato e concentrico... La divergenza è la fine della democrazia costituzionale, e questo ce lo certifica totalmente. Ma ce lo siamo sempre detti, e però abbiamo deciso di non espatriare, quindi cerchiamo un attimo di fare un passaggio in più. Cioè, quello che spesso sfugge a... Sì, ma noi ce lo dicevamo. Aspetta, però, fammi arrivare in fondo a sto pezzo, perché ci tengo. Perché qui si affronta anche un oro che è importante anche per capire che gradi di libertà e che metodologia puoi seguire per gestire anche altre crisi. Perché alla fine, qual è il problema? Il problema non è quello che dice di te uno dei tanti figuri con la desinenza, i nini, che si aggirano per le redazioni. Su quello, diciamo... Puoi tranquillamente fartene una ragione, se esondano i quereli, non è quello il punto. Il punto è che si inseriscono in un sistema, che è quello anche di media internazionale, che poi fa scattare la cosiddetta sanzione reputazionale, che è lo spread, che è una cosa che è correlata positivamente al nostro consenso, perché noi abbiamo visto che il nostro consenso saliva con lo spread. Sarebbe da farci anche un interessante studio statistico, ma al contempo però ha delle conseguenze negative comunque per la gestione del processo economico, comunque tu la metta. E infatti, e chiudo, secondo me uno degli elementi fondamentali della crisi Covid è stato far capire che lo spread non è un fenomeno fiscale, nel senso che non dipende dal livello del debito, ma è un fenomeno monetario, nel senso che dipende da come la banca centrale decide politicamente di gestire il debito. Perché quella signora che è andata a dire non sono qui per chiudere gli spread, e meno di una settimana dopo li ha dovuti chiudere lanciando il PEP, ha dimostrato che avevamo ragione noi. Allora, a questo punto, questo fa capire però quali sono le forze in campo, perché si torna a quello che dicevi tu: è un modello di società, è un modello di distribuzione del reddito, e chi lo vuole imporre ha delle armi che noi non abbiamo. Noi abbiamo questo simpatico webinar, questo sarà visto da ma da se dipendesse, persone, se dipendesse dalla nostra percezione, lo spread non siamo a Sanremo, capito? Noi dovremmo essere la Costituzione di Sanremo, dovrebbe l'altra faccia dello spread, non c'è dubbio. E io dovrei cantare o presentare come oggi Sanremo l'altra faccia dello spread. Però lo spread, se noi avessimo no, questo lo dico questa anche forte tensione all'interesse nazionale intesa come etica interna della decisione politica, no? Io m'hanno votato, io voglio bene a questi che m'hanno votato, a questo popolo di cui devo fare l'interesse. La mia è una funzione pubblica costituzionale. Funzione significa un'attività svolta dall'interesse altrui. Certo. Ok, per cui ho questa forza etica della mia funzione. Io lo spread lo faccio finire in 3 giorni, in un giorno. Lo spread è eliminabile. Lo spread è un corollario della mancanza di una banca centrale, certo. O meglio ancora, dell'inutilizzabilità in sistema di libertà dei capitali, del risparmio nazionale per la sottoscrizione del debito. Perché se tu avessi la possibilità, o meglio la corrispondenza esatta fra risparmio, finché ce l'abbiamo, parliamo di stock, tra stock di risparmio e emissioni annuali, l'Italia, questo è un'altra cosa, perché è così alto lo stock di risparmio? È un'altra, se volete, è un'altra facciata, sfaccettatura dell'alto debito pubblico, no? Perché in qualche misura sarà questo. Quindi, in effetti, un paese che ha un alto risparmio, cioè che ancora non ha distrutto le capacità reddituali al punto che noi ci indebitiamo largamente per consumare, come fanno gli olandesi o gli irlandesi o i francesi stessi, molto più di noi, avendo questo vantaggio pazzesco, è assurdo che noi manteniamo questo assetto istituzionale, perché noi non riusciamo a sfruttare il vantaggio che si ha dall'avere un alto debito pubblico, cioè un alto risparmio privato, che consente di dare copertura piena
alle emissioni del debito, purché siano gli italiani che si riservano a se stessi la sottoscrizione e poi si prendono pure gli interessi. Qualsiasi livello degli interessi non pone problemi con l'estero, poi c'è un problema di distribuzione. Non a caso questo tipo di argomento, di impostazione della gestione del debito, diciamo così, tocca subito dei nervi scoperti e partono delle reazioni scomposte, dei soliti ini su l'autarchia, loro la patria, ma loro la patria. Quando io studiavo la sostenibilità del debito, negli anni '80 la quantità di debito, non eravamo in autarchia, era stato emesso l'atto unico europeo, non era ancora stata forse completata, diciamo, l'apertura del mercato dei capitali, c'era una percentuale di debito venuta dall'estero che non era enorme, fine, cioè va bene così, però evidentemente qui si entra nel nocciolo del problema, cioè forse questo lordo liberismo, più che oltre ad avere una fiducia nel mercato come meccanismo allocativo, associa a questo, da questo deriva una fiducia nel mercato come strumento per disciplinare l'azione di governo, che è una fiducia che è un po', diciamo, controintuitiva, direbbe un economista, perché io che cosa vedo? Io vedo tante banche, tante società finanziarie, tanti pezzi di mercato che saltano per aria e poi vengono a bussare o a grattare come dei vicini bagnati alla porta dello Stato perché li ricapitalizzi. Stati che saltano per aria, a parte al sud di alcune penisole o nel Southern Cone dell'America Latina, insomma, ultimamente di default pubblici da queste parti non se ne sono stati visti. Mai. Ecco, parte, insomma, la Grecia l'hanno ingegnerizzato per bene. No, perché noi possiamo andare fieri che non abbiamo mai... E quindi non capisco perché se c'è un'istituzione che fallisce ripetutamente e un'istituzione che non fallisce quasi mai, sia l'istituzione che non fallisce quasi mai a doversi meritare la fiducia dell'istituzione che fallisce ripetutamente. Cioè, in termini logici, questo è un assurdo, ma questo però, vedi, questo a me... Devi sempre andare a vedere chi sono gli azionisti di controllo, perché noi non abbiamo neanche più istituzioni finanziarie nazionali in controllo di azionisti nazionali. Certo, naturalmente. Chiaro, quindi questo debito pubblico collocato sui mercati internazionali, cioè in mano alla finanza internazionale, eccetera eccetera, questo debito pubblico è parte fondamentale del grande cartacchino da spennare, perché dove lo trovi uno con la capacità di restituzione che ha mostrato l'Italia a seguito di tutte le vicende che, diciamo, scaturiscono dal divorzio Tesoro Banca d'Italia, cioè dall'inizio della mattanza degli interessi, no? Ma noi abbiamo restituito 5-6 volte l'ammontare del debito al momento X nel corso del tempo. Quindi noi siamo dei pagatori eccezionali, abbiamo una valuta che, pur essendo entrata in crisi, chiamiamo geopolitica, indotta dai nostri alleati, peraltro, una volta era una moneta stabile e sufficientemente forte, adesso non si sa, ma insomma comunque rimane sempre, perché tanto se quando vanno male tutti, vanno male veramente, l'euro andrà un po' meno peggio, no, di altri, che visto che nei paesi emergenti stanno sfavorendo brutalmente. Certo. Quindi questi titoli che mettiamo noi sono proprio la mano. Ma dove le trovi un'occasione così bella? Dove le trovi dei polli da spennare come gli italiani? Emettono in euro, pagano interessi pazzeschi. Cioè, Posso centrare su questa affermazione una cosa molto importante, cioè le nuove regole di governance economica si basano sulla spesa primaria netta, cioè sulla spesa esclusi gli interessi, che significa che tu devi comprimere quella, nominale, no? Devi comprimere quella perché per continuare a corrispondere, sì, i famosi lauti. Ma questa è quel tema, poi non ti cambia niente rispetto all'idea di pareggio di bilancio, che è irraggiungibile, perché tu lo raggiungi sulla carta, poi fai come Monti, te li trovi con 5 di recessione, quindi poi il deficit aumenta perché si restringe la base imponibile e tutto il resto. Ma il problema è che, come vedi, qualsiasi riforma si voglia fare dentro quel paradigma, chiamiamo neoliberale, ordoliberale, come ti pare, è come tu devi ottenere un colore, facciamo un colore a caso, il marrone. Allora, il marrone, i trattati europei devono produrre il marrone. È la madre di tutte. E quindi il marrone è composto, come è noto, da verde e rosso in differenti miscelazioni, e il verde a sua volta è composto da giallo e blu.
Allora, praticamente cosa succede? Che gli atti attuativi di questo schema così marrone saranno che un giorno, e sono divisionisti dal punto di vista, perché essendo estremamente, questo per chi non sa, la pittura divisionista è quella che componeva il colore in linee o punti, no? Ecco. Poi l'invenzione italiana copiata dai francesi, come quasi tutto, no? Vabbè, ma insomma, per cui loro mettono un giorno, cioè per un certo periodo, i criteri di convergenza. I criteri di convergenza, quindi metti prima di tutto il rosso, poi il verde, e poi ci metti rosso, verde e giallo. Poi avrai il periodo che avrai le asimmetrie, che sono in realtà le divergenze dei tassi di cambio reale, quindi i paesi debitori. Permanent debt, disse, cioè non si può avere uno permanent debt, bisogna fare l'adjustment, cioè l'interno di valuation. Tutto questo sono parole di Draghi, non ha spiegato certo, la cosa. Mi piace tanto. Quando il debito era solo cattivo. È chiaro che allora quindi bisogna farlo, anche se l'internal devaluation è un po' costosa, bisogna farlo. E quindi tu invece del rosso ci metti il verde prima, poi ci metti di nuovo il capito com'è? A questo punto sono arrivati che sto marrone lo devo trovare con un'altra un'altra versione, che è quella di mettere mettono il blu per primo. Anzi, il verde in questo caso, se vogliamo essere alla page, no, è il verde per primo. Quindi, ma il risultato è sempre lo stesso, che tu mi dici di fare il pareggio di bilancio o mi dici che io dovrò ridurre il debito, bloccando la spesa primaria, cioè la spesa di bilancio al netto degli interessi, il bilancio pubblico al netto degli interessi, credo che sia tollerato lo 0,1 di aumento nominale. Perché ma significa che a livelli di inflazione non domabili, significa tagli reali. No, la regola non ha dei parametri quantitativi. Cioè, io ho letto questa cosa qua, che idea, tra le proposte. Ma poi ti mando la comunicazione. No, c'è questa idea che bisogna fare un piano. Sì, quattro anni più tre. Poi, quattro anni più tre, che deve garantire degli aggiustamenti. Allora, praticamente questo poi degli aggiustamenti plausibili e costanti verso l'obiettivo del 60% del debito, togliendo la regola di un ventesimo, no? Della distanza tra il tuo. Non capito, ma se mi dici di bloccare la spesa pubblica. No, aspetta, questo lo so. No, ma il punto qual è? Questo è un altro punto di metodo che mi dà piuttosto l'urto di nervi, l'ho anche detto insomma in audizione. Cioè, tu hai questa complessità, questa meticolosità di regole, che però più aumentano le regole, più aumentano gli elementi discrezionali. Quindi il dibattito rules versus discretion degli anni 80, che ricorderai, no? Cioè la politica economica va fatta con regole fisse o bisogna rispondere con misure discrezionali al ciclo? Adesso in Europa abbiamo rules plus discretion, cioè quindi che è un delirio, perché la verità qual è? Che delle regole così piene di scappatoie, nessuno eseguirà mai, nessuno l'ha mai seguito fino ad ora. Non saranno così piene di scappatoie, perché in realtà tu devi fare una scappatoia è insita di razionalità, di accordo pluriennale per avere quello loro. Insomma, il modello PNRR viene riprodotto sulla spending review, mitica, questo, no? Comunque sullo spending, come chiamiamo, sullo spending fixation, chiamiamola in qualche modo. Però scusa, però quello che so io è che si passa direttamente alla vigilanza, al braccio armato della vigilanza, cioè alla parte brutta del Tupex. Cioè, se tu sgari quel patto, non si passa al nuovo. No, no, ci sono. Allora, se vuoi, adesso io. Voglio dare un'occhiata, ma insomma, mi pareva che i tedeschi questo volessero. Questo è un automatismo. Cioè, vogliono la troica automatica. Se tu hai aumentato la spesa sanitaria, quello che i nostri fratelli vogliono è ben noto da alcuni millenni, con alterne vicende, quindi non è che gli vogliamo bene uguale, cioè non è questo il punto, lo sappiamo cosa vogliono. Quello che c'è scritto, se vuoi ne parliamo, io intervengo sull'ordine dei lavori, perché noi siamo in onda da un'ora e quattro minuti e so che tu hai un impegno, io sì. Non ti voglio cacciare perché mi messo molto divertendo veramente. Ma tanto lo facciamo spesso. Abbiamo deciso di fare questa cosa. Facciamo la rassegna stampa. Vogliamo fare la striscia quotidiana. Vogliamo fare stampa, concorrenza a Daniele. Ma insomma, non ci permetteremo mai, anche perché. No, ma allora facciamo con la nostra pesantissima ottica economico-costituzionale, no?
cioè non siamo là. Vediamo. Non facciamo concorrenza, siamo su un altro settore di mercato. vediamo quali sono i risultati delle visualizzazioni. Allora, intanto ti ringrazio tantissimo. Grazie. E ti mando anche la relazione che dovrò scrivere, così vi darò un'occhiata, perché almeno diciamo, facciamo funzionare anche in un'ottica di think tank, insomma, questa comunione di pensiero. Ringrazio anche chi ha avuto la pazienza di ascoltarci, rinviandoli al prossimo webinar che è già annunciato sulla home page del nostro sito, e ricordando anche che il 15 aprile a Roma ci sarà un convegno su 10 anni di asimmetrie europee a un anno dal voto in Europa, perché di questo stiamo parlando, dove in qualche modo festeggeremo i primi 10 anni di attività dell'associazione Asimmetrie, con tanti personaggi, studiosi, esperti che la pensano come noi, ma anche che non la pensano come noi, perché diciamo così, qui abbiamo sempre cercato di essere pluralisti e continuiamo a offrirci questo lusso. Vi ringrazio e lascio alla regia il compito di toglierci di mezzo.